qui agli uomini dalle gabbie, partiti, Valdivizio si incarica della natura davanti al Sifeltosa e a White Atlantist. Come dicevo in sede di presentazione, i tre giri dell'impianto sono uno sforzo non indifferente e quindi si procede al piccolo galoppo. Valdivizio, Sifeltosa e White Atlantist. Le posizioni rimangono invariate, non potrebbe essere altrimenti. È troppo presto per prendere l'iniziativa. Valdivizia si è incaricata dopo la sgabbiata di fare l'andatura davanti al Sifiltosa e White Atlantist. Valdivizia Simone Mareu, Sifiltosa Michael Arras e White Atlantist Luca Magnezzi. Dopo 400 metri i tre proseguono come già più volte descritti e più volte descriveremo. Valdivizia, Sifiltosa e White Atlantist. Curva di sinistra affrontata per la prima delle tre volte. Cavalli ben intervallati fra di loro. Quando si preparano ad arrivare di nuovo davanti alle tribune per il passaggio, questo è il secondo passaggio dopo quello della partenza, saranno quattro i passaggi. Valdivizia, Sifiltosa e White Atlantist, nulla muta. Curva del caffè. Valdivizia, Sifiltosa e White Atlantist continuano nella stessa posizione. Ancora forse troppo presto per dare fuoco alle polveri. Valdivizia conserva 2, 2 e mezza su Sifiltosa, che conserva 2 su White Atlantist, ma ripeto, nessuno ha preso ancora l'iniziativa. Il ritmo imposto dal battistrada figlia di Denon per il tecnico di Graziano Vericelli e la monta di Simone Mereo sta bene agli avversari Sifiltosa e White Atlantist. Al gioco è finita favorita Sifiltosa, 2.13 su 2.73 di Valdivizia e 2.79 di White Atlantist, quindi popolo degli scommettitori molto ben diviso già in sede di pronostico fra questi tre che si preparano a venire davanti alle tribune per l'ultimo passaggio, quello prima dell'arrivo. Posizioni invariate già da 2.000 metri, cavalli che tornano davanti alle tribune. Valdivizia, Sifiltosa e White Atlantist tra il primo e l'ultimo, tre lunghezze scarse. Ora il ritmo comincia a farsi un po' più serrato, è anche giusto, 900 metri alla conclusione, curva del caffè. Valdivizia ha allungato, Sifiltosa e White Atlantist rimangono ancora nella scia della battistrada ma vicini, con Sifiltosa che però è retrocessa ai fianchi di White Atlantist che prova ad impegnare Valdivizia ancora in vantaggio. A 600 metri dalla conclusione White Atlantist va con maggior decisione su Valdivizia che è richiesto, mentre Sifiltosa rimane un po' arretrata sull'allungo di White Atlantist. Valdivizia Simone Mereo, White Atlantist Luca Magnezzi in lotta avanti a Michael Arras che in terza posizione chiude il gruppo con Sifiltosa. Metà della piegata conclusiva con i tre che sono ancora in lotta per la vittoria, con Sifiltosa che sta recuperando dopo il breve gap sulla retta di fronte accusato, i tre sulla stessa linea in maniera molto molto spettacolare, con Sifiltosa all'esterno che sembra possedere le battute migliori nel finale. Sifiltosa e Michael Arras facili a lunghezza da un capo all'altro davanti a Valdivizia e White Atlantist. 3-6-4, ma vale solo per le scommesse la vittoria di Sifiltosa, il 3 al primo posto, i colori di Francesca Turri, Marco Gasperini al training, all'interpretazione ottima di Michael Arras. Sifiltosa che sulla retta di fronte a 600 metri dalla conclusione aveva accusato un leggero gap, presa in velocità dall'allungo dei primi due, si è saputa riorganizzare e in arrivo, vedete, è passata facilissima. Si inizia nel segno di Sifiltosa, Michael Arras, Marco Gasperini e la Francesca Turri ai colori, la giornata ligure per Sifiltosa, 2.13 al totalizzatore.